Family e bentornati sul canale. Oggi faremo un video molto molto speciale. Si può dire speciale Halloween. Certo, ce l'avete chiesto, quindi eccoci qua, le nostre menti molto cattive. Beh, no, Esatto, dai, non, va beh, bene, non è no, tanto dai. cattivo. Dici? No, dai. Vabbè, comunque. Abbiamo Diciamo rapito rapito, sì, si può dire papà rapito. e Stefano. E gli faremo. Sono rinchiusi, legati. legati. Le faremo fare un escape room speciale Halloween. Con una stanza tutta incasinata, tipo infermeria dei pazzi, si può dire. E voglio vedere, no, voglio sentire le loro urla. Certo, e poi testeremo anche la loro paura, visto che loro hanno la paura del buio. Certo, E hanno voglio anche una vedere. cosa, come si chiama quello delle scosse? Sì, abbiamo noi in mano un attrezzo che manda le scosse a loro. Se noi lo premiamo. Certo, ma io lo premerò, Ovviamente. ovvio! Tu hai quello per Stefano e io ho quello per il mio Dieguccio. Ovviamente. Certo che quando Diego e Stefano vedranno questo video, ci uccideranno! Ma Non no, sanno ma che siamo noi va. dietro artefici di questo piano. Vabbè, Noi comunque. spunteremo alla fine. Vabbè, certo. Però all'inizio loro non lo sanno. Se vedranno questo video, oddio, è meglio scappare. Ma no, chi se ne frega? Noi Ah, staremo qua a comode, comode. guardarli, E certo. ovviamente. E chiederemo l'aiuto di una persona un po' conosciuta. Sì. Praticamente sta facendo il Game Master e Ci l'abbiamo in serve prestito. ovviamente per fare un pezzettino di video che Ma a loro piccolino, giusto, arriverà. giusto, perché è molto robotico. E niente, io mi accomodo qui e Anch'io. vedremo Come si Diego e Stefano, siete l'esempio peggiore per un'intera generazione. Combinate sempre guai, farò di tutto per farvela pagare. Sul letto troverete le chiavi per liberarvi i piedi. Dovete metterci la faccia. Già così iniziamo? Ma non dovevamo essere insieme io e Stefano? Dov'è Stefano? Io non lo vedo. Mortaccia vostra! E chi è pure buio qua, io non ho capito, non ce vedo niente! Io non capisco proprio Stefano che dice cosa deve fare se è in un escape room. E poi gli è appena stato detto quello che deve fare, no? Ma sono due pasticcioni, no? Vediamo, 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 andiamo Vediamo se avanti. ne verranno fuori. Andiamo. Oh, che bello, se sono accese le luci! Devo prendere la chiave. È che mogano me rompo l'osso del collo. E cagare. Stefano si è già quasi liberato. Vedo, vedo. Vedi un po' cosa, guarda cosa devo fare, cosa mi tocca fare. Pace. Diciamo che gli indirizzi saranno coordinati. Magari l'indizio ce l'ha Stefano, però deve risolverlo Diego, no? Sì, ovvio, ovvio. Perfetto, andiamo avanti. Chiudo, ecco la chiave. Sicuramente non sarà della trucchetto. Là ci sta scritto: prendimi. E come si fa? Che di nuovo al buio, io c'ho paura del buio. Ragazzi, io mi sto a prendere malissimo e siamo già all'inizio. Naggia, naggia. Ma chi me l'ha fatto fare? Ma chi me l'ha fatto fare? Mortacce vostre! Ah, ma cosa devo fare? Cosa devo fare? È tutto in mano a Diego adesso. No, vedremo, vedremo. Sì, ma io. Adesso come funziona questo?
Pronto, prova. Pronto, pronto. Pronto, c'è qualcuno? Ma. Oh, io posso mica girare con una sedia appiccicata al culo? Ma io non lo so io. Ma io non lo so. Ma poi se questa stanza è piccina e sono le cazzo! A scossa! Mortacce, basta, quando finisco sto coso ve vengo a... Però Stefano che urla, no, no, raga, vi prego, raga, ma cos'è? No, 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 no. Ragazzi, ditemi che devo fare. Ho capito, ma non lo vedo il telefono. Sta squillando, ma non lo vedo. Dove sta? Oh, ma... Mortacce vostra, oh, ma dove sta il telefono? Ma dov'è noi? Ma potrà mai non trovare un telefono che squilla? Ma poi lo ha davanti agli occhi. Ma infatti, pure orbo, pure orbo. Capisco cosa devo fare. Io me devo togliere sta cosa di qua prima che spacco qualcosa. No! Ah, ma che cavolo è? Ah, no, mamma mia, ma cos'è questa cosa? Chi è? Il biglietto che hai buttato? Sì. È l'inizio. È l'indizio. È l'inizio. L'inizio di che cosa? Della storia, no? Oh. Imbranato! Non c'è scritto niente questo, dentro questo bigliettino, ma che cosa state dicendo? Ah, ma non c'è scritto niente, cosa devo fare io? Non è che vi siete dimenticati di mettermi l'indizio, no, eh? Perché se noi diamo gli indizi lo lancia, li lancia? Eh? Perché sono due piccioni. Ah, è per quello che abbiamo scelto loro. Per divertirci meglio. Certo. Se io me ne esco da sotto e spacco tutto, fammo prima, eh? Spacco tutto io, spacco. Sono ancora legato su questa sedia e non so cosa devo fare. Perché se faccio così o me spacco qualcosa... Non ho capito nulla, niente, nulla. Io sono qui, fermo, basta. Sto qua, ho seduto, basta, io non mi muovo. Rimarranno lì chiusi. E non andranno avanti. Ah. Andiamo. Come faccio? Devo cercare qualcosa per arrampicarmi. A piare quel fogliettino. Come faccio? Come fa? Diego? Cosa? Prendi il walkie-talkie e dagli la soluzione a Stefano. 444. Prova, prova! Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Prova, prova. Ciao, 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 ciao. Ah! Ha messo solo mezz'ora per trovare un walkie-talkie sul tavolo. Bene, bene, bene. Sì, sì, cioè iniziamo benissimo comunque. Andiamo. Ma come si usa sto coso? Ah! Ah! Pezzi di anguilla schifosi! Ah, ve la faccio pagare! Io ve la faccio pagare! Io ve la faccio. Ah, aspettate che esco! Aspettate che esco! Digi! Che? Ma anche tu c'hai un foglietto attaccato al muro scritto prendimi? No, io sono seduto qua, non c'è scritto niente da nessuna parte, sono seduto qua, basta, io sono fermo. Allora, io sono incollata alla sedia, cerco di prenderlo io il biglietto con scritto prendimi e te faccio sapere cosa c'è scritto, capito? Ti faccio sapere, ti mando un'email, un messaggino su WhatsApp, una chiamatina, un'email, Diego, ok, ho preso, more. Stefano, ti devi liberare, 444. Capito, ma me levate sta musica, non me vale di brutte cose, per cortesia, La musica di cacca, ecco, fammo così, dai, per favore, dai, No, già i mortacci vostri di chi non verrà mai detto. Perché questo del petto ci va una chiave, ma... no, ma io mi libero alla faccia vostra, sì, mi libero, mi libero, mi libero. Sì, sì, mi sono liberato. Esulta, esulta, Diego, ma è rimasto 40 minuti davanti, attaccata alla sedia. Ma io, buonino, non... Che pasticcione. Vedremo come andrà. L'indizio è, allora c'è sta scritto, Stefano e Diego guadagnano 365.000 euro all'anno, quante ore ci mettono a guadagnare 5.000 euro? Ma è
100.000 li sono, ma vedi. Ma solo a me viene scontato barare? Ho un computer davanti, perché non devo usarlo? E te pareva che non dovevano spegnere i mortacci del ninja? Oh, che sto silenzio! No, forse voi non avete capito che no, ragazzi, no. Dai, dimmi il calcolo che devo fare. Oh, è facile, senza calcolatrice! Tua sorella! Oh, devi fare 24 per 5, no! 24 per 5... È 120 il risultato! Barando, però ce la fanno. È come sempre, no? Aperta la scatola! Io non sono più legato nella sedia, cioè penso che sia quello, ma io non sono più legato nella sedia. Oh Diego, tu sei riuscito a liberarti dalla sedia? Ah! Sono scosse! Oh no, no! Io mi sa che... Oh, di nuovo ste luci! Madonna, che ansia! Madonna, io mi vado a nascondere tutto. Ma che te sei nascosto? Sì, zitto, non urlare. Come zitto? Non urlare. No, già, voi non vi sopporto più. Oh, io devo bere un cavolo di liquido. Ma per caso stai vomitando? Io non lo so, boh. Ah, che schifo. Dai Stefano, one shot, devi buttare tutto giù in un sorso, vai. Dai. Immagine. Vai. Oh, ma che schifo. Io vi uccido, che schifo! Dai la goccia, giù! Dai la goccia, giù. Adesso! Giù! Oh, tutto a posto? L'ho bevuto! Aspettate che esco di qua, io vi ucciderò tutti! No? Ecco, cosa è? Allora, in fondo alla stanza c'è un bicchiere. Sì. Devi mangiarlo tutto. Forza. Vabbè, Diego e Stefano, non vuoi che mangiano tutto, scusami? Sono due pozzi senza fondo. Infatti, dai. Oh, ma non è che mi spunta qualcosa da sotto al tavolo? Cioè, io ho paura. No, che cos'è questo? No. Stefano, ci sei? Stefano? Ci sono! Senti, a me mi hanno detto che forse... Cioè, qua devo mangiare qualcosa. E mangiala, no? Io mi sono bevuta lo schifo, ma te mangi tu pure! Sì, ok, madonna... Aia! Io vi ammazzo, ma io devo mangiarlo tutto? Io non lo so. Ma la domanda è che cos'è? Ma fa schifo, fa schifo! Ma cosa sto mangiando? Ma cos'è sta roba? Oh Diego, ma te muovi? Ma io non lo so, io ma stiamo aspettando a te che fai lo sputino. Mangia tutto giù d'un sorso, forza! Tappate il naso e butta giù, no? Come ho fatto io! Ma fa schifo, ma ti muovi? Ma mangialo tu allora, scusa! Oh, Diego, ascoltami, siamo in una cavolo di escape room e non bisogna barare! Mangia di tutta sta roba è buona! Non far bambino, su e vai! Sto mangiando, non sto parando! Oh, forse non ci siamo capiti, ma non lo vedi che siamo loro prigioniere e hanno le telecamere, ci stanno guardando!
Magna questa roba, muovete! E non fammi aspettare tanto, Aaron! Oh, sta cucchiaiata e mi dai l'indizio, eh! Oh! Dimmi! Allora, apri la scatola chiusa con il lucchetto a combinazione, inserendo nel lucchetto la vostra data di nascita. Ok, ok. Stefano, devi aprire un lucchetto inserendo la tua data di nascita. C'è una scatola con un lucchetto. Oh, mi senti? Mi senti? Ci sei? Sì, ci sono, ci sono! Ah! Ste scosse, oh! Oh, ma che paura questa canzoncina schifosa! Ah! Queste scosse non le sopporto più! Da questo momento in poi non potrai più parlare con Diego? Ma che significa? Indossa questo, mandatevela a rimortacci vostra, ecco! Ho messo! Ce l'ho più però, eh! Ok, ok... No, no, Dio, no, hanno spento ancora le luci! Oh, chi è? Oh, no, no, lasciami! Ma che... Tutti sti rumori, madonna. Allora, così, così. Compila questo cucciverba e pronuncia ad alta voce la parola che troverai. Ok, va bene. Intanto il nostro Stefano è stato portato via. Già, 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 già. Ok, Stefano, io devo... Ti scossi! Devo compilare un cruciverba. Stefano? Stefano? Continua a chiamarlo, ma tanto non c'è dall'altra parte. Lui non sa che è stato portato via. Stefano, sei vivo? Bene, Stefano non è più vivo. Lo è chi non sente. Sordo, così semplice? Chiude la bottiglia. Tappo. Cioè, ma sono intelligentissimo. Ah, finito, mi faccio una passeggiata. Ma non pronuncia la parola chiave? Che stupido! Aia! Dio! Mamma mia! Cioè, ma parte proprio, ma non è così forte la scossa! Ma infatti, mamma mia, quante storie! Che tragedie che fa! Cos'è l'ultima parola del cruciverba? Espurgatore? Ma si è aperto un passaggio! E qua dove sono? Ma mi sa che questa era la stanza dove era Stefano. Per Diego. Ah, grazie ragazzi, grazie! Sì, sì, ovviamente. Ma non dirmi che... Immergi la testa nel recipiente per 15 secondi per salvare Stefano. Oh mio Dio. Va bene, lo faccio. Ma che schifo, ha appoggiato la testa! Eh sì, così doveva andare, doveva sì, proprio metterla dentro. Mamma mia, che schifo! Ma non l'ha messo per 15 secondi però, eh? Vabbè, dai, gliel'abboniamo, come se non l'abbiamo abbonato le altre cose. Raga, l'ho bevuto, l'ho salvato Stefano, dai! Raga, l'ho bevuto e l'ho salvato Stefano, ma cosa mi tocca sentire? Ci sarà qualcosa. Oh, va che lo prendo, lo spacco, lo brucio, lo butto, lo il braccio! Eh? Lo lancio! Basta, mi avete fatto arrabbiare, oh, e basta. Ma perché è bloccato? Ma
ma stanno barando chiaramente. Stefano! Stefano! Oh, ma c'è in faccia? Mi hanno detto di mettere la testa dentro un recipiente per venirti a salvare a te. Ma che schifo, ma sei tutto rigido! Ascolta, per liberarmi, dietro le te c'è l'armadio, un armadio, e ci stanno le chiavi, forza! Penso questo, ok. E muovete! Ma guarda le tre scosse, aglio! Sei scosse che hanno lasciato, guarda che mi hanno lasciato. Sì, sì, facevano malissimo! Ma si stanno lamentando delle scosse, ma io non lo so io. Che ragazzini. Già. Scossa di... Ha scossa pure tu? Sì. Abbiamo avuto tutte e due? Sì. Mamma, è il momento, vai. Ok, andiamo al finale. Sgocciolando quella roba... No, hanno rispento le luci, non ci posso credere. Ah! Che male! Io ti tiro una cosa in testa se ti avvicini. No, non mi toccare! Non mi toccare! Spostate, ma chi è? Chi è? Cosa? La smettete? Giada? 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 No, Babbo Natale! Avete barato, ma ce l'avete fatta, miei cari. Tu sei ancora legato, vedo. Comunque, muoviamoci. Andiamo da Nicole. Forza! Oh sì, un attimo, fammi liberare, no? Sono scandalizzato. Ragazzi, il video finisce qui. Secondo voi? Hanno superato la prova? Certo che abbiamo superata, Mi sembra anche ovvio. Guardate come sono conciato, Sono qua con noi. Sono andata a tirarli fuori. Beh, mi sembra anche ovvio, visto che sarebbero rimasti lì a vita. Certo, ma potevamo lasciarli anche lì, no? Sì. Oh, ma che dici, sei matta? Ma certo.